Passo delle Storie, nel quinto libro, capitolo 67, Erodoto racconta del tiranno Clistene di Sicione, siamo verso la fine del VI secolo, che odiando Argo e gli Argivi voleva liberare la città di Sicione da memorie legate ad Argo e fa due cose. Caccia via i rapsodi, cioè non consente più ai rapsodi di recitare la poesia epica a Sicione, e in particolare spiega Erodoto perché l'epica omerica dava grande lustro ad Argo. Argo era presente ovunque nell'epica omerica e quindi la memoria di Argo era prepotentemente affermata nell'epica omerica. E poi fa un'altra cosa ancora più curiosa. Nell'agorà, nella piazza della città, c'era un tempietto, un eron, dedicato a Adrasto, re di Sicione di origini argive, che era venerato appunto come eroe locale, come una sorta di santo patrono della città di Sicione. Ma aveva origini argive e allora Clistene voleva sostituire il culto di Adrasto a Sicione con un altro culto eroico. Va a Delfi a consultare l'oracolo delfico, ma l'oracolo delfico non avalla questa sua velleità e allora pensa un altro espediente. Chiede alla città di Tebe di mandargli le ossa di un eroe locale di nome Melanippo. Questo Melanippo era un nemico giurato di Adrasto perché durante la guerra dei Sette contro Tebe gli aveva ucciso in battaglia il genero Tideo e il fratello. I tebani gli concedono di avere le ossa di Melanippo e Clistene seppellisce le ossa di questo eroe tebano, nemico giurato di Adrasto, nell'agorà accanto all'eroon di Adrasto. E in questo modo Clistene ritiene di aver annullato, attraverso l'importazione di un altro culto eroico, di aver annullato il potere del culto eroico locale legato ad Adrasto. E questa storia ci dice molto su come i greci concepivano i loro eroi, che da un lato erano oggetti di culto locale legati alla mitologia epicorica, personaggi del passato mitologico epicorico locale, venerati in specifici luoghi di culto, le loro tombe, che si ritenevano essere le loro tombe, e poi c'era la poesia epica, che era il luogo di celebrazione secolare delle memorie degli eroi, i Clea Andron, così si definivano i contenuti della poesia epica, appunto le memorie degli eroi. Queste due figure, questi due modi di concepire gli eroi, a un certo momento, proprio per effetto della grande diffusione panellenica della poesia epica, in particolare della poesia di Omero, di quella di Esiodo, del ciclo epico, hanno cominciato ad essere sovrapposte. E perché? Perché la poesia epica includeva al suo interno, tendeva ad includere sempre di più all'interno delle proprie saghe, racconti relativi ai culti eroici locali, alle memorie eroiche epicoriche. E il caso di Adrasto è significativo in questo senso, illustra bene questa coincidenza, perché Adrasto era sia l'eroe locale venerato a Sicione in Argolide, ma era anche uno dei protagonisti della saga della guerra dei Sette contro Tebe in un poema epico, la Tebaide, che raccontava appunto questa saga. Inoltre, la poesia epica ha operato in maniera tale, nel corso del tempo, da in qualche modo rendere le figure degli eroi più adatte all'etica della nascente polis, cioè renderle delle figure più civili, più fruibili come paradigma da una società civile. Questo perché in realtà queste figure conservavano dei tratti molto arcaici, molto antichi, primitivi, che le rendevano delle figure poco proponibili ad una società civile, in quanto figure caratterizzate da attenzione
atteggiamenti, comportamenti violenti, egoistici, aggressivi, irrispettosi del senso della comunità. Questo perché queste figure eroiche si legavano a strati di civiltà molto antichi, in particolare quello della cosiddetta civiltà dei cacciatori-raccoglitori, quando alcune di queste figure hanno cominciato a formarsi nella memoria collettiva, quando gli uomini vivevano a diretto contatto e dipendevano direttamente dalle forze della natura, molto spesso con comportamenti di tipo ferino. E questa natura ambigua, da una parte civilizzata e dall'altra incivile, degli eroi greci, tuttavia è rimasta persistente nella tradizione epica. E questo concetto è bene illustrato proprio dal caso di Adrasto e Melanippo nel racconto della Tebaide, il poema che non possediamo più ma che ricostruiamo da altre fonti. Nella Tebaide si narrava che sul campo di battaglia a Tebe, Tideo, il genero di Adrasto, e Melanippo si erano feriti reciprocamente in modo mortale. Oppure, secondo altre fonti, che Tideo era stato ferito mortalmente da Melanippo e Melanippo era stato ucciso da un altro eroe, Anfiarao, sul campo di battaglia. Ma il particolare più raccapricciante è che Anfiarao tagliava la testa di Melanippo e la offriva a Tideo morente, e Tideo, sul punto di morte, rompeva il cranio del suo avversario e ne mangiava il cervello. Ecco, questo per farvi capire quanta ambiguità ci fosse in queste figure che poi diventavano oggetto di venerazione, di culto, e che pure erano legate a un passato dal punto di vista antropologico, dal punto di vista dei comportamenti, che li riportava ad origini quasi ferine. Thank you.